Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti. Sì. Per verificare l'efficienza della bobina e misurare la distanza dell'arco, ho preparato questa che è uno stilo da radio attaccato al negativo del secondario. Per cui a seconda della distanza fra il positivo del piatto e il negativo potrò misurare appunto l'efficienza della bobina. Attualmente la bobina ha una lunghezza di scarica che è circa 1,5 cm e adesso voglio trovare quali sono i punti di miglioramento per aumentare la lunghezza delle scariche. Per aumentare l'efficienza del mio inverter, che ho visto che sopra i 200 kHz comincia a tagliare la forma d'onda, intervengo in due punti. Il primo è la modifica della resistenza di gate, quindi quella che permette la carica, quindi l'accensione, diciamo, dell'IGBT, che si chiama R8 in tutti e quattro gli interruttori. Questa qui attualmente ha un valore di 120 ohm e quello che si può fare è provare a calarlo un pochino per far sì che l'accensione dell'IGBT avvenga con più carica pompata da questo stadio BJT. L'altro punto di intervento è costituito da questo parallelo RC, dove abbiamo la resistenza R8A. In quanto questo RC crea una costante di tempo per far sì che i due IGBT non vengano mai accesi contemporaneamente. Questa costante di tempo è anche nota come dead time, tempo morto. Attualmente abbiamo un valore di 1 kOhm con questo condensatore. Abbassando il valore di questa resistenza si diminuisce la costante di tempo e quindi si dovrà aumentare anche il tempo, il duty cycle dell'interruttore, cioè il tempo in cui l'IGBT rimane acceso. Bisogna stare attenti a non scendere troppo per non rischiare la cross conduzione, cioè se questo dead time è troppo piccolo potrebbe succedere che quando un transistor si sta spegnendo l'altro si accende troppo in fretta e si crea cortocircuito di colonna. Nell'inverter le resistenze che abbiamo visto sono quelle di gate, ovviamente vicino agli interruttori, e quelle dei dead time in questa zona. Ce ne sono 4 più 4. Come prima operazione dissaldo tutte le resistenze e prevedo degli zoccoli, così potrò fare delle prove con diversi valori. Per vedere se le modifiche hanno effetto, prima faccio una cattura della forma d'onda a vuoto a 250 kHz. A 250 kHz il periodo è 4 microsecondi, ma vedo che in questo punto e in questo punto sostanzialmente ho dei periodi di zero e questi sono causati dai dead time che, come detto prima, sono troppo grandi, per cui perdiamo quasi un microsecondo in uscita e in entrata sulle commutazioni. Sui livelli invece adesso ovviamente siamo a vuoto, quindi la forma d'onda risulta praticamente quasi piatta, abbiamo più o meno 300 volt. Ho montato gli zoccoli nelle resistenze che fanno il dead time, quindi utilizzando i tulipani degli zoccoli, e faccio la prova con un valore metà, quindi 470 ohm invece di 1 kOhm su tutti e quattro gli interruttori. Facendo il paragone con la forma d'onda che avevo prima, questa era la forma d'onda che avevo prima, questa è quella che ho adesso. Vedo che effettivamente il tempo di zero è diminuito, quindi globalmente con i dettagli più piccolini riesco a trasferire più energia. Riprendo la forma d'onda anche sotto carico. Qua vedo che effettivamente ho le mie oscillazioni che sono i ritorni dovuti all'induttanza.
Ha funzionato bene, però dopo un paio di minuti la colonna A è andata in cortocircuito, per cui i tempi morti purtroppo che sono impostati in questa scheda inverter vanno ripristinati a un microsecondo come erano originariamente, perché altrimenti si rischia appunto di andare in cross conduzione e rompere il ponte. Nel guasto precedente, anche il condensatore che avevo messo in serie da 13 nano 630 volt si è proprio guastato, qua si è proprio interrotto. Ho ripristinato gli IGBT A e B che erano rotti. Nella riparazione però è saltata via la piazzola di questi IGBT, per cui per portare il positivo del condensatore ho fatto una filatura direttamente su il drain o comunque il collettore di questo IGBT. Per escludere altre cause di guasto, inserisco un condensatore da 150 nanofarad 2000 volt, quindi con una tensione un pochino più elevata. Vado a vedere la tensione sui capi. Per misurare la corrente metto in serie al carico una resistenza da 0,33 ohm di potenza e con l'oscilloscopio vado a osservare la forma d'onda. La corrente raggiunge praticamente 24-25 ampere di picco nel primo grosso impulso e poi sugli impulsi più piccolini, che sono quelli del 250 kHz, questi 10 cicli, è attorno all'incirca a 12-13 ampere sui picchi. Per aumentare le scariche aggiungo della capacità in parallelo al raddrizzamento, quindi metto un condensatore da 1000 microfarad a 400 volt in parallelo all'attuale condensatore che è da 470 micro, per un totale quindi di un micro e mezzo. Con 1470 microfarad invece di 470 vedo che riesco a tenere meglio il livello. Ho ancora qualche buco, quindi aumenterò ulteriormente la capacità del DC bus. Punto anche il secondo condensatore, sempre da 1000 microfarad, tensione ancora più stabile, ma ho dovuto cambiare il fusibile d'ingresso. L'ho portato da 2A a 3, perché con una capacità così grande allo spunto la corrente che deve caricare il condensatore è molto alta e quindi ho aumentato un po' la taglia del fusibile. Per risolvere il problema del pilotaggio analogico del ponte ad H utilizzo un driver di pilotaggio degli IGBT dell'IR, in particolare IR2184. L'IR2184 è un piccolo chip da 8 pin che è in grado di fornire delle correnti fino a 1,8 A, 2A al gate dell'IGBT, lavora con dei livelli logici fra 3 volt e 5 volt e autonomamente pilota mezzo ponte, infatti è denominato half bridge driver e quindi si preoccupa anche di creare i dead time per evitare le conduzioni contemporanee degli IGBT. Quindi per pilotare il ponte ad H ne servono due, uno che pilota la colonna di sinistra e speculare quello che piloterà la colonna di destra. Bisogna provvedere dei componenti esterni, in particolare abbiamo questo condensatore chiamato C-bootstrap che serve per alimentare la parte alta del driver, quindi quella che va a pilotare l'interruttore alto IGBT. Infatti, questo interruttore, sostanzialmente questo VS, che è il riferimento in comune fra i due IGBT, è un punto che switcherà fra lo 0 e la tensione continua di bus, che nel mio caso è 300 volt, quindi è un punto che si muove continuamente. Questo driver, quindi, è sostanzialmente flottante rispetto alla massa e viene alimentato tramite questo condensatore di bootstrap dalla 15 volt.
sulla 15 volt bisogna prevedere anche un diodo serie che va direttamente collegato al pin VB. Il driver prende in ingresso il segnale logico a livelli TTL, quindi riferiti alla sua massa, e si preoccupa di fornire diciamo, il pilotaggio dei gate degli IGBT sull'uscita HO, quindi per l'IGBT alto, e sull'uscita LO per l'IGBT basso. Internamente l'integrato, per fornire queste correnti, ha uno stadio totem pole fatto con dei MOSFET di tipo N che sono in grado appunto di fornire la carica, quindi la corrente, in maniera veloce e prelevarla in maniera altrettanto veloce. Per interfacciarsi verso gli IGBT si prevede di solito una resistenza di gate che può variare da, diciamo, 10 ohm fino a 33 o 50 ohm. E poi ci si può mettere un diodo Schottky in antiparallelo, in modo che così abbiamo una rampa dolce di carica del gate e una scarica veloce tramite il diodo Schottky. Quindi questo diodo è sicuramente un diodo a bassa tensione di soglia. Quindi i componenti scelgo una capacità di bootstrap da 0,47 micro. E questa influenza è la potenza dissipata dal driver. Esiste un'application note dell'AIR, che è la AN978, che spiega come dimensionare i componenti. Comunque nel mio caso utilizzerò una CB da 0,47 ohm, la resistenza di gate utilizzerò dei tulipani dove vado a posizionare un valore di resistenza per fare le prove. E poi come diodo, diciamo, in serie alla alimentazione userò un 1N4007. Invece come diodi Schottky attaccati al gate userò degli 1N4148. Lo scopo principale di questo driver comunque è cercare di fornire la carica, di togliere la carica al gate in maniera efficiente, garantendo il dead time. Il dead time in questo caso, cioè il tempo morto di non conduzione fra i due, è impostato fisso a 500 nanosecondi per questo modello che ho scelto, che è l'IR2184. Un pilotaggio efficiente del gate, questa è la struttura di un IGBT, permette di fare switchare l'IGBT a frequenze veloci. Infatti la struttura dell'IGBT ha il gate che si posiziona su due placche di ossido di silicio, l'emitter che è praticamente sul canale del semiconduttore e il collector dalla parte sotto. La conduzione di corrente avviene sulla struttura verticale dello strato del semiconduttore. Quindi quando io fornisco corrente al gate, sostanzialmente innesco la conduzione, abbasso la resistività del canale e comincio a condurre corrente. Il segnale logico applicato è in fase con il comando alto dell'IGBT alto, mentre è in controfase con quello basso. I livelli logici, nel caso dell'IR2184, sono fissati. In particolare abbiamo 2,8 volt per l'1 logico come soglia e lo 0,8 volt per lo 0 logico. La realizzazione sulla scheda devo preparare una basetta 1000 fori con i due integrati IR2184. Questo si occupa di pilotare la colonna fatta da questo IGBT e questo. Quell'altro dall'altra colonna. Verranno alimentati tutti e due dalla 15BD presente a bordo scheda, quindi che è una 15 volt, e quindi prelevo il più direttamente dal diodo Zener che la genera e il meno dalla parte dell'anodo del diodo Zener. Agli ingressi dei driver devo collegare i segnali PWM e PWM negato generati da Arduino. E per allacciarmi ai gate degli IGBT devo interrompere
gli attuali componenti resistenza e diodo e attaccarmi direttamente il più vicino possibile al piedino di gate. Quindi questi attacchi saranno sui quattro interruttori fatti in maniera identica. Ho realizzato il controllo con i due driver della IR, i 2184, su basetta 1000 fori. Quindi ho previsto il driver per mezzo ponte e per l'altro. Le resistenze di gate degli IGBT li ho messe su zoccolo, di modo che così posso variarne il valore. Parto con 22 ohm. Qua ho preparato il condensatore di bootstrap, che è quello che permette di alimentare il driver superiore, quello dell'IGBT superiore. Ho interfacciato i comandi ai gate e source degli IGBT tramite questi fili. E dalla parte del controllo verso Arduino tramite dei fili che vanno a prendere semplicemente la 250 kHz. Una colonna del ponte funziona bene, questa. L'altra invece ha avuto un problema di cortocircuito, infatti sono saltati gli IGBT e li ho già smontati. Questa è la forma d'onda della colonna funzionante a vuoto a 250 kHz. Posso notare che rispetto ai driver di prima, questi della IR mi creano un segnale in potenza o in alta tensione finale molto più pulito. Per analizzare il problema del driver che ha fatto saltare gli IGBT, posiziono il canale 2 sull'ingresso del driver, quindi il segnale che viene da Arduino, e il canale 1 sul gate del corrispondente IGBT basso. In basso ho il comando di Arduino, che vedo che mi oscilla tranquillamente la mia frequenza. In alto ho il gate. Allora, noto questo, che durante la fase di accensione del 250 kHz il gate è stabile, mi dà una bella forma d'onda. Ma invece, quando dovrebbe stare a 1 fisso, ho in realtà delle microinterruzioni. Infatti, andando a guardare il segnale, questi disturbi sostanzialmente mi fanno riaccendere molto velocemente gli IGBT e quindi probabilmente è la causa della cross conduzione.